Ok, vado con la sigla. Vai con la sigla, che non la vedo più. Ok, adesso sei in live. Ok, sul sul Psycho? Sul Psycho, sì. Io non l'ho capito che non ho ancora lanciato il PS. Eh no, non l'ho ancora lanciato. Ok, perfetto. Mi faccio questo PS e sono cambiato. Buonasera amici dello Psycho Racing Team, ben ritrovati sul nostro canale. Questa sera siamo qua io e il mio socio Lex per presentarvi una gara vincente dell'inizio del nuovo campionato dello Psycho Racing Team contro gli amici Racing Team, quindi PRT contro ART. Lex, vuoi fare un saluto? Lex? Eccomi qua. Innanzitutto sì, faccio un bel saluto alla mia spalla destra, spalla sinistra, corpo che è dato. Saluto, vabbè, ovviamente il nostro team che oggi si cimenta in questa gara. C'è anche il presidente qui in pista. Saluto gli amici Racing Team, che è il team avversario dove ci andremo a scontrare, tra virgolette, in queste 10 gare di campionato. Esatto. E niente, un in bocca al lupo a tutto, Dado. Allora, io direi che per i ragazzi è arrivato il momento di avviare le qualifiche. Cosa ne pensi, Lex? Sì, facciamolo partire subito, così recuperiamo un po' di tempo di qualche problemino tecnico e partiamo. Allora, mettiamo subito start qualifiche, così i ragazzi sanno che devono stare pronti. Intanto, Dado, colgo l'occasione per salutare chi ci scrive. Ci saluta Beppe, ci saluta ovviamente Marduk, il nostro presidente in chat, Crazy Tuning, il nostro Mauro F79. Ciao ragazzuoli. Qui Mauro è il nostro capo redattore. Esatto, il nostro gran capo redattore, direi. Allora ragazzi, siamo pronti,
Siamo già in ritardo sulla tabella di marcia, purtroppo qualche problemino tecnico c'è sempre. E diamo start alle qualifiche, Lex, cosa ne dici? Vai, Vediamo dato. questi grandi piloti cosa sono capaci di fare stasera, dai. E Vai, facciamo divertire un come po' i si nostri suol spettatori. dire, 3, 2, Fuoco 1, fuoco alle alle polveri. polveri. Qualche secondo al via delle qualifiche. Eccoci qua. Esatto, Oggi si sono salvati, Dado, noi due stiamo in telecronaca. Se esatto. c'eravamo noi, bruciavamo la pista. Sai che non capisco perché tutte le volte mi va a fare questa cosa qua, però va bene. Ecco qua. Facciamo un piccolo recap, che Dai, dici, fai. di questi nostri piloti che Vai, oggi ci faranno lascio a te divertire? l'onore che sei molto bravo su questo, Lex. Allora, vediamo che attualmente sono usciti con prima posizione Jacopo 14 degli amici Racing Team, a seguire Mauro F79 del gruppo PRT, terza posizione Luca Bonetti, sempre PRT, quarta posizione Matti 91 Psycho Racing Team, sesto in uscita il nostro boss Mr. Murdoch, sette posizione new entry, ma non di corsa, perché questa è la seconda sua, diciamo, gara di benedizione, I'm Reed, il nostro Dimitri. Ottava posizione abbiamo Calibra Enzo, sempre degli amici Racing Team. Nona posizione Pocio, sempre degli ART. Decima posizione Biondo 180 RT, undicesima posizione Firri G ART, dodicesima posizione Ghiaronte, sempre degli amici Racing Team, tredicesima posizione Tarmageddon 86 dello Psycho Racing Team, quattordicesima posizione Bigle 83 degli amici Racing Team, per chiudere quindicesimo Dado Desi, che attualmente in regia deve uscire dalla gara. Grazie Dado. Poi c'hai ragione anche te. Ragazzi, questa è la diretta, Come uno sai faccio a com'è. uscire dalla gara? Praticamente premi il tasto cerchio, vai, esci, dove c'è scritto esci, e togli praticamente la spunta dove c'è la X, dove tu Vuoi metti la V. abbandonare? Non è che chiudo la stanza, No, Alex? abbandonare no, devi semplicemente, vedi dove metti la V? Hai abbandonato la partita. Te l'ho detto. La V, dove metti la V? Mannaggia a te. Non c'era Riapri, la riapri. V, eh? Riapri, riapri. Scusate, piccola interruzione tecnica. Purtroppo ci sta, ci sta. Quando una persona ha tante cose da fare, purtroppo può capitare che oggi il nostro Dado deve, diciamo, vedere tante, tante, tante cose. Quindi un pochettino di pazienza, che vediamo un bel divertimento. Ci scusiamo con gli amici Racing Team. Vabbè, l'abbiamo vinto a tavolino, dai. Vinto a tavolino, è stato bello, ragazzi. Ci vediamo martedì prossimo, alla seconda gara. No, scherzo, restate qui. Restate qui. Un piccolo crash. Ok, io ti sto vedendo in diretta, perfetto. Ci siamo, Così. dovremmo Io esserci. E ti dicevo, infatti, la V a fianco alla corona, vedi? non ce l'avevo, non ce Ah, non l'avevo, c'era. Lex. Ah, No, ok, perfetto, perfetto. Va bene, dai. non c'era e ho dovuto per forza chiudere la stanza, se no rimanevo purtroppo in gara e non andava bene. Perfetto, dai, ripartiamo così. Non so il perché Vediamo. ho messo la spunta, probabilmente distrazione mia, scusate tutti. Entriamo tutti quanti in Vabbè, ma comunque stanza. questo è il bello della diretta, anche Lex, dai. È normale, questo è anche un trabocchetto per distrarre i nostri avversari, capito? Erano troppo Esatto, concentrati. erano già tutti concentrati, erano già tutti caldi. Noi, Dado, mi raccomando, al primo intertempo viola di qualche RT, stacchiamo tutto, Stacco tutto, coinvolgiamo. va bene, mi salterà la corrente. No, a noi Scherziamo, ragazzi, crash. ovviamente, scherziamo. A noi crash vanno a richiesto. Esatto. Se io dico, come quando chiami Alexa, Siri, noi chiamiamo la PlayStation e PS crasha. Crasha, esatto. Anzi, la PS è collegata direttamente ad Alexa, come si chiama? Alexa. Sì. Alexa.
Alexa, fai crashare la PlayStation. No, giammai succede veramente. Vabbè, Alex, dai, Dai, penso che siamo tutti, ci mi siamo, dà un dovremmo esserci pochettino. tutti, Siamo facciamo. 13, ce ne manca uno, Ghiaronte, che sta entrando adesso. Ok, una Un volta che attimo di c'è lui diciamo che possiamo pazienza. dare via alle qualifiche, start alle qualifiche. Sì. Stavolta per davvero, ragazzi. Ci siamo tutti? Vedo che siamo in Allora, siamo 14. 14, puoi andare. Perfetto, sì, Allora siamo iniziamo pronti. con le qualifiche. E questa volta per davvero, eh. Stavolta sì, non facciamo più le finte, dai. Che bello, Alex. Chissà quante ce ne stanno dicendo. Guarda quei due Boh. rimbambiti. Oh, scemo pagliaccio, io gli faccio dopo. Rimbambita chi è? Un po' Ringo. Allora, ok. Ok, eccoci qua, dai ragazzi, adesso andrà tutto liscio, finirà tutto liscio, ci vediamo questa bella gara tra questi due team. Innanzitutto, dato che dici, un gran saluto anche a Mario, che è il presidente degli Amici Racing Ma Team. un grande salutone a Mario, un grande salutone a suo fratello che è il suo socio nel team, che questa sera lo troviamo in pista col nome, col suo pseudonimo Calibra 89, se non sbaglio. Dovrebbe essere sì, io ce l'ho qui inquadrato come Calibra Enzo, ma comunque sì, è Calibra, non potete sbagliarvi, con Calibra andate sicuri. Vabbè, ma sì, ho letto Mauro, stavo dicendo Mauro. Lex, a questo punto vai con la tua carrellata di piloti? Rifacciamo la carrellata di piloti? Sì, dai, metto un secondo che metto giusto il mio elenco qui in vista. Mostra tutto, perfetto. Allora, in questo giro d'outlap vediamo attualmente Mauro PRT, Matti PRT, Emreed Dimitri, sempre il gruppo del PRT. Poi abbiamo quarta posizione Luca, quinta posizione Jacopo degli Amici Racing Team, sesta posizione Standpoint PRT, settima posizione Calibra Enzo, sempre il gruppo Amici Racing Team, Ghiaronte ottava posizione, poi abbiamo, arrivo subito, Firi, Ocio decimo, undicesimo Biondo, dodicesimo Tarmageddon 86, tredicesimo PRT Murdoch il Boss President, quattordicesimo a chiudere tutta questa bella carovana, Bigoli 83 degli Amici Racing Team. Benissimo, Lex, benissimo, benissimo. Ci Allora vado andiamo un a pochettino vedere. veloce per vedere subito le qualifiche, che si sono già lanciati. Esatto. Tanto vediamo adesso nel secondo giro, ho finito il giro dell'outlap, Mauro è già nel secondo giro, quindi adesso andiamo a vedere. Essendo in prima posizione, diciamo, essendo senza traffico, andiamo a vedere il tempo che stamperà Mauro sul traguardo, Allora, sulla Dani, linea di direi traguardo. Dimmi per tutto. queste qualifiche direi che io mi posiziono dall'ottava posizione in giù, in modo che teniamo Benissimo, ambedue Lex. le metà e siamo, diciamo, ce lo gestiamo meglio questi 14 piloti, che dici? Benissimo, benissimo. Perfetto. Facciamo una piccola carrellata, arrivo fino da te per vedere un pochettino i piloti. Siamo arrivati fino alla linea di confine con il mio socio Lex. non passare la linea che ti sparo. Ah, cavolo, l'ho già passata, porca Ah, miseria. Allora, 86 vediamo. 42 56 slash H32, gira la chiave, tasto rosso, bomba atomica su casa di là. Su casa di là. Attenzione, Andole, attenzione, attenzione, bomba, sta arrivando. Allora, vediamo che intanto Mauro. No, scusatemi, Luca PRT ha fatto per il momento il tempo migliore sul circuito 1:31.215. Sono già lanciati i ragazzi, eh. Sì, diciamo che già hanno dei tempi abbastanza bassini, quindi sono molto molto agguerriti. Vedo Jacopo 14 attualmente che è in 14 posizione, è primo settore viola, ma purtroppo ha una penalità da scontare. Ah, scusami, terzo settore. Vedo che anche Ghiaronte ha un viola adesso nel primo settore, eh? Ho visto che ha fatto segnare un viola nel primo settore.
facciamo un pochettino. Ci stanno dando i ragazzi. Ci stanno dando dentro i ragazzi, sì. Così li vogliamo, belli agguerriti, corretti ma agguerriti, come sempre, come il nostro rito del nostro team, ma penso anche loro ultra corretti. Vediamo chi ne vede più attualmente. Le prime 6 posizioni sono in un secondo, 6 piloti in un secondo, all'incirca un secondo e Eh sì, 90 decimi. stavo guardando anch'io questa cosa, Alex. Sono, ma io e te siamo, come dire, telepatici, Claudio. Esatto, stavo guardando la stessa cosa, Alex, Tante volte tu davvero? lo pensi e io lo E dico e tu lo dici, viceversa. esatto. Ragazzi, quando uno corre insieme e ci si trova bene, si fa così, a intuito. Esatto. Allora, adesso sono su Jaco 06 e differenza da Luca c'è veramente pochi millesimi, perché Luca ha fatto, e adesso è 4 millesimi di Viola, Jaco 06. Vediamo, stiamo su di loro così vediamo un attimino. Murdoch stampa 1.30961. Grande presidente. Non lo diciamo che hai cambiato le candelette, dai, ma dai Max. Ah, Luca ha preso penalità. Secondo i penalità per Luca, sì. Penalità anche per Penalità. Tarma. Sì, per il nostro livreista Tarma. Anche per lui Pigoli ancora ai box, Pigoli vedo che è fermo lì e attualmente non andrà a fare neanche un giro, la strategia, Problemi ai box. problemi Problemi, problemi problemi. notando che è una pista abbastanza insidiosa, stanno spingendo molto perché vedo un bel po' di penalità, secondo me stanno spingendo Sì, tanto sull'acceleratore, secondo me. caro Lex, mi sa proprio di sì. Ah, in questo momento vediamo che Jaco 06 però ha strappato il tempo al nostro Murdoch e ha fatto Grande. segnare un 1.3666. 6-6. Aiaiai, quel 666 Sì, pericoloso, sì. è pericoloso, è molto pericoloso quel 666. Sarà una premonizione di fuochi e fiamme? Ma Una può gara bella essere. accesa? Una gara Secondo accesa? me può essere. Ah, sono su Mardo che in questo momento ha la prima curva dopo il rettilineo, che è abbastanza insidiosa quella curva, eh. Basta sbagliare un pochettino l'accelerazione e ti giri, e in effetti così purtroppo è stato. Ma dai che si riprende, dai che si riprende. Sì, il tempo ce l'ha, dai, siamo al quinto giro, ce la dovrebbe fare per riprendersi. Tanto andiamo sugli altri, vediamo un pochettino. Luca purtroppo non riesce a migliorarsi rispetto, non riesce a scendere sotto gli 1.31. Dai, comunque diciamo, come dicevi tu prima, Alex, che sono veramente attaccati, ci sono i Sì. primi 6-7, vediamo un pochettino. Jacopo è sceso di altri 5 centesimi, È è sceso sceso. sotto. Sì, infatti attualmente il distacco è di 725 centesimi da Luca. E di nuovo Viola, meno 135. Diciamo che Jacopo sta andando abbastanza forte in questo Sì, tratto. direi di sì. Poi Lex, come detto, le qualifiche servono, ma poi la costanza gara è quello che fa tutto. Sì, no, dato, pienamente d'accordo. Sicuramente la qualifica ti può dare quel leggero vantaggio per avere uno stand iniziale, ma poi la gara e sono 16 giri e comunque sia è tutto possibile, soprattutto nei primi giri. Ricordiamo a tutti che c'è l'obbligo di pit stop perché c'è l'obbligo di cambio mescola con le dure, quindi Sì. dovranno
dovranno mettere sulle dure. Quindi bisognerà anche capire che strategia fanno i piloti. Potrebbero anche decidere di partire con le dure, finire la gara con le dure, perché c'è l'obbligo, scusate, non di cambio mescola, ma c'è l'obbligo di cambio con le dure, non di cambio mescola. Scusate, mi ho sbagliato prima io. Quindi abbiamo l'obbligo, quindi, delle dure, almeno un giro di dure per tutti. Esatto. Magari c'è qualche, esatto, c'è qualche strategia, potrebbe essere scegliere di fare la gara con tutte le dure, che no, potrebbe anche appagare la cosa, eh? Assolutamente. Beh, noi qualcosina abbiamo provato, dai, anche noi, anche il Dad, ci siamo cimentati in qualche giro di pista, no, simulazione, sì, ed diciamo effettivamente ci se la può fare. Confermo di nuovo che Piccoli 83 è sempre in è sempre fermo ai box. Sì. Spero che non abbia problemi. Vedo che poi monta le dure. Avrà dimenticato di comprare le gomme morbide? Non lo so. mi viene questo dubbio. Mi viene questo dubbio, magari dopo diamo un minuto e mezzo in più, mezzo minuto in più per far sì che qualcuno, se per caso è, perché il fattore che stia fermo ai box mi dà proprio l'impressione. Calibra Enzo, decimo posto. Questo è una sorpresa, perché conosco, diciamo, ho potuto avere l'onore di commentare un'altra gara per un altro nostro team amico. E diciamo che mi fa strano vederlo al decimo posto, perché è un pilota veloce e costante. Sì, è vero, ammetto, ho avuto a che fare, l'ho incontrato nella gara di presentazione, ed è un pilota comunque forte. Potrebbe essere tutta strategia. Ah, sì, assolutamente. Assolutamente. Beh, direi che però per Luca e per Iaco 06 le qualifiche sono finite. Sì, per loro due sono finite, ma anche, quindi, penso, per Max, Biondo, Pocio, Chiaronte, sono tutti che vanno a passo lento. Esatto. Credo che le qualifiche siano quasi finite per tutti. Firi, Bigoli, Matti, a chiudere Stand Point. Bene ragazzi, le qualifiche Eccoci sono qua. Finite. Allora, Dado, mentre tu casomai scrivi il messaggino, ti faccio un piccolo recap della situazione della griglia di partenza. Assolutamente. Così, Lex, vediamo un pochettino. Allora, iniziamo. Prima posizione, Jacopo 14 del team Amici Racing Team. Seconda posizione, Luca dello Psycho Racing Team. Terza posizione, Mr. Murdoch dello Psycho Racing Team. Quarta posizione, Biondo degli Amici Racing Team. Quinta posizione, Pocio degli Amici Racing Team. Sesta posizione, Chiaronte, sempre degli Amici Racing Team. Settima posizione, Amrid di Damiano, sempre dello Psycho Racing Team. Ottava posizione, Tarmageddon 86 Psycho Racing Team. Mauro F79 Psycho Racing Team. Decima posizione, Calibra Enzo Amici Racing Team. Undicesima posizione, Firri G degli Amici Racing Team. Dodicesima posizione, Bigoli 83 degli Amici Racing Team, che però vedo che un tempo l'ha fatto, che 1.32.4.40, quindi forse ci siamo persi questo giro. 13ª posizione, Matti 91 dello Psycho Racing Team. E per concludere chiudiamo con Standpoint dello Psycho Racing Team. Benissimo Lex, questa è la griglia ragazzi. In questo momento sto scrivendo il messaggino ai ragazzi che diamo un minuto allo start race. Perfetto, intanto ricordo qualche regola. Innanzitutto, come diceva prima, la spalla destra, spalla sinistra e corpo centrale dato. abbiamo come obbligo di usare una gomma dura almeno per un giro. Le regole per le bandiere, tutte quelle del caso, sia bandiera blu dare precedenza. Ci sono collisioni con penalità con collisioni ridotte con muretto, con no, non ci sono, attenzione Lex, non ci sono penalità contro il muretto. Ah, sono state rimosse? Sì, perfetto. sì. Ok, quindi diciamo sono state rimosse le penalità meglio contro il muretto. Allora è rimasta semplicemente collisione con altro pilota, sempre ridotta, taglio curva, sempre penalità ridotta, e poi ovviamente l'ingresso e l'uscita della pit lane, dei box,
sempre con ridotta, che anche se ridotta si va a perdere un 3 secondi purtroppo di penalità. Lex, che Dimmi, dire, caro. aspettiamo ancora questi 15-20 secondi, in Sì, modo che i assolutamente piloti sì. possano andare a fare la loro strategia, a cambiare le gomme, se devono cambiare le gomme, possono decidere ancora gli ultimi secondi di strategia, dopodiché diamo avvio a questa vincente gara, direi. Prima, Assolutamente. ricordiamo, prima gara campionato esterno PRT VSART. Quindi Psycho Racing Team contro gli amici Racing Team. Benissimo, Lex, siamo pronti per questa vincente gara? Perfetto, sì, possiamo partire, come dice una grandissima nostra amica. 3, 2, 2, 1, 1, fuoco fuoco alle alle polveri. polveri! Vai. Chi la dura la vince. La gatta va. Assolutamente. Tomba cavallo che l'erba cresce. Sei fantastico, Lex. Gatta nera, faccio il giro. Vai, andiamo Benissimo. avanti. Eccoci qua. Pronti per la partenza? Countdown del semaforo. 5, 4, 3, 2, 1. Partiti! Eccolo qua, eccolo. Ah, qualcuno che si gira subito dietro. Vado io Qualcuno dietro, vado a subito vedere si è girato. subito. Vediamo Sì, che Jaco purtroppo 06. Tarmageddon, Tarmageddon. Ah, peccato per il nostro Tarma. Jaco 06 prende subito il via. Ha fatto una buona partenza, un po' di scodatine, ma ha preso subito il via. Con dietro subito troviamo Marduk che sta per passare PRT Luca e riesce a passare. Manieri, sono tutti abbastanza attaccati adesso i piloti. Adesso andiamo a vedere nella staccata. Vediamo che Jaco ha già preso un buon distacco. Sì, diciamo che in questo neanche primo giro ha un buon ritmo, e per far chiarezza anche ai nostri spettatori, vi posso dire che attualmente i primi Jacopo monta gomma morbida, quindi diciamo che ha scelto una strategia a due soste. Esatto, mentre vediamo che Marduk prende 5 decimi di penalità, monta gomme dure. Anche biondo prende penalità di mezzo secondo. Anche biondo, andiamo un attimino a fare una carrellatina, va. Luca lo vediamo montare le gomme dure in seconda posizione, terza posizione Marduk con le gomme morbide, scusate Luca. Poi vediamo in quarta posizione i Manieri e vediamo che monta una mescola morbida. In quinta posizione vediamo, anzi, in sesta, in quinta posizione vediamo Ghiaronte perché ha passato il suo compagno di scala biondo 180 e lo troviamo con delle gomme morbide. Sesta posizione per biondo con gomma morbida e 5 decimi di penalità. Poi arriviamo in settima posizione e troviamo il nostro Mauro F79 con una mescola dura. Revenant 47 lo troviamo con una mescola dura anche lui, mentre troviamo in nona posizione un Matti 91 con mescola morbida. Poi troviamo un Calibra in decima posizione con una mescola dura. Troviamo poi un Firri con mescola morbida in undicesima posizione, un Beagle 83 in dodicesima posizione con mescola dura e un Tarma in tredicesima posizione con mescola dura e purtroppo ha avuto l'errore iniziale in partenza che si è girato. E uno Stempo in quattordicesima posizione con mescola dura anche lui. Vediamo se questa mescola dura alla fine appagherà. Oh, vediamo che Jaco 06 però ha preso un secondo di penalità. Quindi c'è stato Eh sì. qualche errorino da parte sua. Qualche probabilmente taglio chicane di troppo. Giustamente lui avendo questa. C'è un altro errorino qui, perché non sia, ha perso altro tempo. Sicuramente Jacopo con questa strategia delle gomme morbide deve dare tutto, Eh sì. tutto per poter prendere più distacco possibile, perché comunque sia, ricordiamo che se non ricordo male il pit stop siamo Non dura sui. pochissimo.
No, diciamo che siamo sui 20 secondi all'incirca, 18-20 secondi. Esatto. Al momento abbiamo un distacco comunque di 4 secondi, quasi 5 secondi, a 5 secondi di distacco da Pierre Tiluca. Sì, attualmente diciamo che sono tutti quanti ancora nel range del pit stop dove Jacopo va a pagare pegno, purtroppo. Eh sì. Beh, Però è ancora presto la gara. anche Luca ha le gomme morbide, quindi anche lui deve darci parecchio dentro. Sì. E da Manieri vediamo con un distacco di 2 secondi e mezzo più o meno, circa 2 secondi e mezzo. Beh, come dicevi te, Alex, tante penalità comunque, eh? Poca roba, Sì, sì, ma sì. comunque Sai cosa mi fa parecchi pensare, piloti. Dado? Dimmi, Penso che tu Alex. sarai d'accordo con me. Praticamente capita a volte dove la lobby che si apre, a volte la macchina è più scivolosa di quando Eh sì, uno sono la apre in maniera perfettamente. privata. Quindi è Sono una cosa molto strana. perfettamente d'accordo con te, anche perché sai che io non potrei non essere d'accordo con te, no? Anche perché sennò t'ammazzo. Esatto. No, effettivamente è vero, questa cosa qua è una cosa che lo diciamo sempre, sempre lo diciamo, è una cosa che dobbiamo ancora capire, come mai a volte la pista cambia anche solo dalle qualifiche alla gara. Sì. Eppure non viene toccato assolutamente niente per quanto riguarda È una cosa molto molto impostazioni. strana. Neanche possiamo dare colpa al vento perché è relativamente basso, attualmente 2,7 metri al secondo, quindi è Esatto. molto basso e poi l'abbiamo a senso contrario, non l'abbiamo sulle staccate, che non ci va a Esatto. influire la staccata. Però questa è una situazione più di una volta l'abbiamo notato, dato, Sì, quando ma corriamo. spesso e volentieri capita questa cosa qua, eh. Sì. Spesso e volentieri. I potenti mezzi di Gran Turismo, ragazzi, i Oh. potenti mezzi. Allora, vediamo che Iaco06 in gara addirittura ha fatto meglio della qualifica come tempo, eh? 1:29.997. Eh sì, Jacopo sta veramente andando forte, sta spingendo molto. Sì. Giustamente deve prendere più margine possibile. Attualmente È a quasi 7 secondi dal PRT Luca, Eh sì, il diciamo che ha nostro codice fiscale. sì, in effetti dobbiamo fare una colletta per fargli cambiare questo tipo di nickname. Eh sì, per forza, è impossibile chiamarlo BOB2 BABABA2. Anzi, per chi ci segue io cambio un attimino cambio un attimino la Eh visuale del nome perché effettivamente mettiamo soprannomi, eccolo qua, perfetto. Beh, intanto devo dire, Lex, siamo al quinto giro su 18 e devo essere sincero, ho visto molta, 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 ma ripeto molta, l'ho detto molta, Lex, non ne sono Un convinto. altro paio di volte siamo sicuri. Molta, molta Sì, sportività in pista, devo essere sincero. ma diciamo che un po' ce l'aspettavamo anche dalla gara conoscitiva che abbiamo fatto settimana Esatto. scorsa, 2 settimane Oh, chi è fa. che si è girato? Vediamo di trovarlo. Me lo sono perso purtroppo, Si è ragazzi, me l'ho girato qualcuno perso. del PRT. Il Max PRT Revenant probabilmente perché è è sceso in passato in tredicesima posizione o anche tredicesima, Max. esatto. O anche Max in Esatto. dodicesima. Max ve lo ricordiamo che monta le gomme dure. Quindi ragazzi, per farvi capire un pochettino le strategie per chi ci segue, attualmente a 26 secondi e 7 di distacco da Jacopo. In questo momento, anche se dovessero fare un pit stop, Jacopo rientrerebbe di nuovo sulla prima posizione, quindi Max dovrà cercare di recuperare un pochettino di distacco dal primo Eh se sì. vuole Eh tentare di avere una chance per il podio. sì. Vediamo Vediamo, che primo c'è. pit stop, sì, vedi, dato, Primo pit sì, stop. siamo telepatici, siamo Eh sì. telepatici. Primo pit stop per chi? Per Mauro, Mauro. F79, Psycho Racing Team, cambia mescola e mette la dura.
entrato con 18 secondi di distacco, vediamo con che gap. Però Mauro aveva già sulla dura 37. Scusami, ma è sulla morbida. Ho sbagliato a leggere perché ho visto male io la morbida, sì. Perché infatti Mauro mi ricordavo che era partito con la dura e quindi si è fatto 6 giri con 5 giri, 6 giri con mescola dura per smarcarsi le dure. Adesso ovviamente dovrà spingere tantissimo per recuperare. Sì, per avere anche lui la chance, perché come ho spiegato prima anche per il nostro presidente Max, in 12 giri dovrà recuperare all'incirca 18-19 secondi per avere una chance per essere primo. Che non sono pochi, ragazzi, che poi qui sale l'adrenalina, un pochettino di eccitazione. Esatto. Attualmente sono curioso, allora Luca alle morbide, Mainieri alle morbide, chi è che ha le dure? Allora, le dure ce l'ha Revenant, il nostro Dimitri alle dure. Standpoint monta ancora sulle dure, quindi continuano con le dure. Vediamo. Beh, il consumo delle gomme non è neanche eccessivo. Bene o male, allora, vediamo che. Il nostro Tarmageddon attualmente ha 26, quasi 27 secondi dal primo e monta le dure, quindi è lì per lì, dovrebbe prendere qualche penalità in meno in modo da non perdere troppo di stacco. Però sono sempre più convinto che la pista oggi sia molto scivolosa, anche se non dovrebbe. Vediamo Luca invece, Luca è a 10 secondi. Vediamo che Murdoch ha preso ancora 0,5 di penalità. 5 decimi di penalità. È proprio quello che ti dicevo prima. E anche Mauro, anche Mauro 5 decimi di penalità. Sì, Mauro purtroppo sta perdendo ancora. È entrato con 38, si trova a 40 anche per colpa del traffico probabilmente. Sì. In questo caso ho dovuto superare Standpoint il nostro Luigi. Io fossi stato in Standpoint avrei tirato fuori la paletta, sono sincero. Ah sì, sicuramente sì. Ma quasi quasi avrei chiamato la pattuglia per mettere strisce chiodate alla curva successiva. Se non ti fermi ti fermi con le buone, fermo con le cattive. Esatto. Allora, comunque vediamo che Iaco 06, malgrado il consumo, il minimo consumo di gomma che ha avuto, continua ad abbassare il tempo, 1.29.554. Sì, è molto costante, diciamo che ha avuto soltanto 1.31, che è probabilmente dove ha preso la penalità. Molto bravo questo pilota, ammettiamo che devo fare la mia considerazione, che è veramente un bravo pilota. Molto veloce, preciso e costante, sì. Diciamo, perché se vediamo i tempi. E spacca l'1.29, 29 alto ci stecce quasi sempre. E infatti Luca sta pagando un pochettino un'altra penalità di un secondo, e questo non l'aiuta per niente, che purtroppo è a 12 è a 12 secondi e 6. Per chi non lo sa, la penalità di un secondo non è effettivo, perché tra la decelerazione, lo sconto della penalità di un secondo e la riaccelerazione, siamo sul secondo e mezzo, quasi due all'incirca. Purtroppo 1.5, 1.7, quello è. Poi diciamo che in questa pista la penalità è prima di una doppia curva, quindi forse paghi un po' meno rispetto a una penalità di un rettilineo, forse. Perché comunque. Allora, Dado, perdonami, ma penso che Jacopo abbia fatto. Sta laggando. Jacopo ha dei problemi. Sì. Probabilmente è crashato, probabilmente. Purtroppo. Probabilmente è crashato, sì. Purtroppo sì, vediamo delle peripezie in campo. Macchine volanti! Spettacolo! Macchine volanti. Porca miseria! Stava facendo una gran bella gara, sì, non ci voleva. Sì. Purtroppo sì. Questo è proprio segno di. Non la tiene più, no, purtroppo. No, proprio segno di lag.
è proprio segno di lag. Devi andare on board per vedere. Peccato, peccato per. Sì. Proviamo a vedere un attimino. No, no, vedete che è proprio un lag. Niente da fare. Vediamo se riesce a recuperare, ma. Niente. Purtroppo Purtroppo, niente. purtroppo per lui è andata male. Jacopo, Allora, ci dispiace, complimenti fino a questi giri e sarà per gran la prossima, pilota, complimenti purtroppo. Sì. veramente, gran pilota. Però dobbiamo andare avanti, the show must go on, Beh, a quindi questo punto Luca ha attualmente preso la prima posizione, sì, giustamente. ha una grande possibilità, anche perché Allora, conoscendo Luca si sta mongolando adesso, dice che culo che ho avuto. aspetta un attimo, Dado. Ehi, Siri, non così, Siri, non così, il lag. È troppo evidente, Siri. Esatto. No, veramente, veramente ci dispiace perché ci ha fatto vedere una bella gara Jaco 06, sono sincero. Ha fatto vedere un bel ritmo gara e spero per la prossima gara che sia in pista con noi che non gli succeda più questa cosa qua, però lo sappiamo tutti, bene o male, che purtroppo col gioco la connessione a volte è un po' balordina. Sì, Per qualcuno è un po' balordina, sì. purtroppo. Vabbè, comunque dai, facciamoci una carrellatina, vediamo un pochettino come siamo messi coi piloti, Lex. Assolutamente sì, ma volevo darti uno scoop, volevo darti. Sto vedendo Assolutamente. attualmente che Tarmageddon, sai cosa senti, si trova in settima posizione, in questo caso si è riaperta la gara, anche perché lui monta gomma dura ed ha solo 3 secondi dalla prima posizione. Vuol dire che se riesce un pochettino a sfruttare l'usura che avverrà qualche giro più in là della gomma morbida, potrebbe Potrebbe. giocarsela. È il primo delle gomme dure che abbiamo in pista nelle prime 7 posizioni. Eh sì, è vero. Quindi ha una grande chance, ha veramente una grande chance. Biondo e box, biondo e box, vediamo un attimino che toglie la morbida, dovrebbe mettere una dura probabilmente. Eh sì, anche perché siamo all'undicesimo giro, credo che, suppongo che finirà la gara con le gomme dure. Un Infatti monta una dura. undercut di biondo. Murdoch passa in questo momento, prende la posizione, biondo rientra in nona posizione dietro Revenant. Benissimo, dai, facciamoci una piccola carrellatina dei nostri Facciamoci piloti. questo recap, assolutamente sì. Vediamo Pierretti Luca attualmente lo Psycho Team in prima posizione a 1 secondo e 3 dalla seconda posizione che è Mainieri degli amici Racing Team. Poi c'è Ghiaronte a terza posizione, amici di Racing Team. Quarta posizione Matti 91, Psycho Racing Team. Quinta posizione Firri, amici Racing Team. Sesta posizione PRT Tarmageddon. Settima posizione PRT Murdoch. Ottava posizione PRT Revenant. Nona posizione Biondo degli amici Racing Team. Decima posizione PRT Mauro. Undicesima posizione Calibra 63 degli amici Racing Team. Scusate, dodicesima posizione Bigot 3 amici Racing Team. Per concludere, tredicesima posizione Standpoint il Psycho Racing Team. E poi finito così perché il nostro purtroppo il suo Jacopo ha laggato e ha crashato. Benissimo, benissimo, benissimo Lex. Ho detto benissimo, non mi ricordo, però lo dico Mi un'altra sembra di volta, no, prova. benissimo, perché così siamo sicuri che l'ho Perfetto, detto. perfetto. Siamo al dodicesimo giro su 18. Gara molto molto avvincente e molto molto anche corretta, devo essere sincero, l'ho già detto, ma lo ripeto, credo che i due team siano due team veramente corretti in pista. Questa sera ne hanno dato proprio la dimostrazione. Assolutamente sì, Credo che siamo sia anche la felici. cosa più bella da vedere quando si guarda una live, la correttezza in pista tra i piloti. Le bagarre ci Assolutamente sono state, i sorpassi ci sono stati, ma tutti nel rispetto più totale tra i piloti. sì. Mi sono appena visto una bagarre di Mauro che passa il compagno di squadra Revenant, lo sai che lo sentivo, e si mette alla caccia di Murdoch, che ha solo due Allora, secondi andiamo a di fare vedere gap. al pubblico un attimino
Ah, ha passato male. Tarma 0 alla penalità, quindi molto probabilmente. Tarma, questo tratto di gara sta trovando qualche difficoltà perché il gap è aumentato da 23 a 27, 28, più la penalità andrà sui 29. E attenzione perché Mr. Murdoch sta girando con le dure, quindi concluderà, credo, la gara con le dure. Ragazzi, vi faccio Quindi. notare, perdonami dato, che due box, tre pit e box di Amici Racing Team, 4 pit. 4 pit. C'è anche un PRT Matti 91 e fermo ai box. Ok, eccolo qui, la regia mi ha mandato le immagini di ritardo, regia. Vediamo, vediamo, vediamo. Tanto Murdoch passa in quarta posizione. Perché Tarmageddon. Eccoli qui, tutti appaiati Guarda che bella ragazzi. Eh visuale, guarda qua. sì, tutti appaiati, vediamo se sfrutta la scia Carmageddon, vediamo come se la giocano, se non si ostacolano troppo sul questo tratto. Mauro, Mauro, Ok, sono proprio Mauro, 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 Mauro. appaiati, qui se la stanno giocando ragazzi, purtroppo l'agonismo c'è anche tra compagni di squadra, non dimentichiamolo. Beh, Sempre corretti, ma c'è anche lì. certo. Vediamo la lepre davanti con dietro quattro lupi, caro dato. Eh sì, deve stare attenta la lepre però. Sì, il nostro Chiaronte diciamo che ce l'ha dietro, quindi si deve difendere un pochettino. Mi sa che Tarma stasera è abbonato con le penalità, eh? Sì, secondo me ha qualcosa che non Errore, va. errore, 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 credo forse di Tarma che è passato in ottava posizione, adesso infatti lo troviamo fuori. Secondo me sì, secondo me è un problema, che Tarma non è un pilota che fa questi errori così alla leggera. Secondo me deve avere qualche problemino di connessione o veramente la pista gli rimane proprio scivolosa. Infatti fa fatica ad entrare in Revenant 3 pista. secondi, avrà un altro mezzo secondo anche all'uscita qui, 3 secondi e mezzo di penalità purtroppo per il nostro Revenant del Psycho Racing Team. Matti si avvicina molto pericolosamente sempre a Revenant, un paio di squadre, vediamo se gli lascia la pista visto che lui ha questa penalità. E ti confermo, caro dato, Oh, che Revenant 3 secondi e mezzo. sì, 3 Non secondi e sono mezzo pochi, eh. purtroppo, eh no, diventeranno quasi 4 e mezzo, diventeranno, Non sono pochi. rischia di perdere posizione anche su Calibra, quasi che si avvicinerà Eh molto. sì, anche perché Calibra è a E attualmente Calibra sette secondi più o sì, meno, un all'incirca, 7 sì. E secondi e mezzo, si avvicina molto velocemente poi. comunque ti dico sempre che mi fa strano vedere Calibra lì dietro alla nona posizione. Eh sì, è Mi fa vero, veramente. perché so che è un pilota forte anche lui. Ai Capita ai che. ai 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 ai, Murdoch, sono su Murdoch Oh, che in questo momento si è Murdoch. girato. Oh no, non ci voleva. È girato, perde le posizioni e va in ottava posizione. Sopraggiungono altri E anche. sopraggiunge Calibra. Ma Sì. probabilmente qualche problemino forse ce l'ha perché ho visto che gomme sporche, ecco. Come un po' prima Tarma, sull'erba. Rischia su Calibra, Firri. Inserire in una zona dove è molto difficile Eh fare il sì, però sorpasso. Calibra ha tenuto duro. Sì. Calibra si avvicina molto a Raven a 4 secondi, quindi. Però a me non la dà più la penalità, l'ha già scontata, eh. Sì, già l'ha scontata. Dado, aiutami a capire, ma è un errore di gioco oppure Luca ha 24 secondi di distacco da Mainieri? A 24 secondi di distacco da Ok, Manieri. quindi ci siamo persi probabilmente il gap del pit stop allora, molto Eh sì. probabilmente. Sì, perché Manieri si era fermato a fare il pit stop, sì, e ha messo sulla Esatto. mescola dura. Quindi Quindi ci siamo Luca è riuscito a saltati. guadagnare, però attenzione perché Luca ha ancora un pit da fare, ok? E si dovrà fermare tra questo e il prossimo giro sicuramente. Sì. E tra l'altro ha comunque le gomme
abbastanza usurate. Sì, probabilmente credo che questo giro si fermerà. Probabilmente in questo giro Non... si fermerà. Anche se il suo gap aumenta, quindi ha un buon ritmo, ha veramente un buon ritmo Luca. Bravo, bravo, bravo Luca. Sì, Te l'avevo molto detto bravo. un'altra volta, bravo Luca. Non sai che non ho capito se hai detto bravo Luca. E no, aspetta, no, bravo Luca. No, comunque anche Luca è un pilota forte, è un bravo pilota, questa sera ha dimostrato anche lui la sua costanza in gara, ha sbagliato veramente nulla stasera e ciò non voglio dire niente, non dico niente, non dico niente, non diciamo niente. Innanzitutto adesso arrivo, vado un attimino qui nella chat, mando un salutone a Otto Eta Sora che ci saluta, buona gara a tutti. Un Ti salutiamo anche noi. abbraccio, ti diamo, grazie di essere qui, spero che ti stia divertendo. Anche qui ci sono molti, molti... No, va avanti Luca. Luca va avanti, vuole prendere un altro pochino di gap, può rischiare un pochettino però. Quindi si fermerà all'ultimo giro. Sì, Oh, spero che si ricordi probabilmente. di fermarsi, eh. Se non si ricorda, butta una gara. Eh sì, è una bella gara buttata se non si ricorda. No, Eh sì. ma Luca si ricorda, è troppo meticoloso per non ricordarsi. No, ma perché sennò poi lo chiama Jacopo, gli fa anche il cazziatore perché dice guarda T'ho ti lasciato il posto e ho guarda cosa hai lasciato il posto. combinato. Non mi combinare queste cose. Bene, Mauro comunque. intanto che si accingono a concludere il 17° giro, ricordiamo a tutti i nostri spettatori che settimana prossima, sempre di martedì, sempre alle 10 meno un quarto, ci sarà la seconda gara del campionato PRT VSRT sulla pista di Catalunya con gruppo 4, auto gruppo 4. Assolutamente sì, e in più voglio dare una notizia in più per chi ci segue. Questo venerdì abbiamo la gara del campionato benefico, giusto Dado? Assolutamente sì, concordo pienamente. Questo venerdì alle 21:30 ci sarà la seconda gara di campionato benefico sul nostro canale Psycho Racing Team. Ecco Assolutamente sì. che Ci Luca, siamo lo a vediamo che si Catalunya? ferma ai Sì. box. La pista è sempre Catalunya e sempre con le gruppo 4. Vediamo il margine, intanto mi metto su Mainieri nel frattempo, Vediamo vediamo il che margine di Luca. Mainieri sta adesso affrontando l'ultima curva e si mette sul Teoricamente ce la dovrebbe rettilineo. fare perché è a 25 Dovrebbe secondi, rientrare, sì, dovrebbe tranquillamente rientrare davanti. 4-5 secondi davanti, dovrebbe rientrare tranquillamente, se non di più. Eccoci 6 qua. Sì. secondi, 5 secondi e mezzo. Con l'accelerazione siamo sui 5 e mezzo, dai, va Esatto. benissimo. Bella, bella gara di Luca. Anche Mainieri, complimenti comunque sì, anche a lui, eh. No, Luca, Assolutamente. erroraggio di Luca! Esce fuori. No, Ah, non no, è Luca! no, non è Luca. Ok. Oddio, pensavo di aver Secondo me è visto. Tarmageddon, che probabilmente era doppiato da Luca perché l'abbiamo visto passare davanti ai box, ma probabilmente era doppiato da Luca. Per un attimo ho No, avuto no, questo non era flash. gufare. No, ma ci mancherebbe. Comunque bellissima gara anche di Manieri, pilota Sì, sì, molto sì. forte anche lui, zero errori anche per lui e si merita meritatissima la seconda posizione. E vediamo che Mauro che era partito diciamo non troppo bene in gara, invece lo vediamo con una bella terza posizione. Esatto, gran bella gara anche di Mauro che porta a casa questa macchinina con gomme anche abbastanza usurate. Vediamo, stiamo su Luca, ormai sono gli ultimi metri, stiamo su Luca che sta per tagliare il traguardo e Luca conclude la Otto. gara. PRT Luca, vincitore della gara, siamo su Manieri, seconda posizione, amici Racing Team, Mauro, terza posizione PRT,
quarta posizione per Ghiaronte degli amici Racing Team, quinta posizione Biondo per sempre per gli amici Racing Team, Biondo 180, scusate, Matti 91, sesta posizione PRT, PRT Revenant settima posizione, Calibra amici Racing Team ottava posizione, nona posizione per Firri amici Racing Team, decima posizione per Marduk PRT, undicesima posizione per Bigoli 83, dodicesima posizione Standpoint e credo che Tarma ha finito la gara, ma perché è doppiato probabilmente, esatto, quindi attendiamo solo Standpoint in dodicesima posizione. Volevo ricordare a chi ci sta guardando che al termine della gara, quindi in questo momento, inviteremo i nostri primi tre ragazzi del podio, perché esatto, io ho le impressioni e faccio due chiacchiere, due risate per continuare in allegria. Riesci a fare la fotografia per poi fare la classifica? Arrivo subito che prendo lo strumento. Maestro, appiccia lo strumento, come dicono appiccia i molti. Appiccia lo strumento. Allora, eccomi qua. Facciamo sorridi. Grazie. Eccoci qua. Perfetto. Fotografia fatta. Intanto mi risalvo anche il replay, mi salvo perché è bello anche rivedersela la gara. Adesso però Manieri non ho probabilmente... Gli mando l'amicizia da qui, esatto. Apri profilo, pagina giocatore e mandiamo l'amicizia. Intanto io invito in party... A Manieri ce l'ho già l'amicizia, che sarebbe Pocio 229, quindi abbiamo già l'amicizia. Allora, aspetta che gliela chiedo anch'io, però, com'era così? Apri profilo, era? No, come che fai a chiederla qua? Ricordi apri profilo, poi vai profilo giocatore, dal profilo giocatore fai invia amicizia. Yeah. E nel frattempo io mi inizio ad invitare qualcuno, vediamo un attimo. Innanzitutto complimenti a tutti, tutti i piloti, bravi. No, forse allora ce l'ho già come amico, perché mi probabilmente dice probabilmente sì, se non te lo dassi dagli amici. Allora a questo punto invitiamo in parte i primi tre, che sono perfetto. Che sono allora, te lo dico subito. Allora Luca Mainieri e Mauro. Allora, quindi andiamo a beccare Bonetti. Poi c'è il, come si chiama in Manieri? Pocio. Sì, lo trovi sotto il nickname di Pocio. Pocio. Andiamo sotto la pisala. Sì, probabilmente a volte te lo metti come se fossi offline, se lui ha messo tipo un qualcosa del genere. Vediamo qualche se lo proviamo. Allora, io l'ho trovato Pocio e l'ho già invitato, dai, ho mandato okay, l'invito allora a tutti. Io... Ha già mandato l'invito a te a tutti? Sì, sia okay. Mauro che Luca che Pocio, okay, aspettiamo perfetto. Qui in party. Ecco Mauro, ecco che Luca. Ciao, ciao Mauro, ciao Luca. Mauro, ciao Luca. Intanto complimenti. Sì, anche da parte mia complimenti ragazzi, aspettiamo che arriva Pocio per le sue considerazioni. Eccoci qua. Figa che gara, oh, figa. Bravo. Buonasera. Luchino. Ciao. Grazie. Bravo, ciao. Grazie mille. Grazie Bravo, Otto di nuovo per i complimenti. Grazie mille. No. Ok. Pocio mi sembra che se non ci conosce non entra. No, lo rinvitiamo adesso. Facciamo quest'altro invito. Oh, qualcuno ha scritto nei commenti cronisti divertentissimi, domani mi tocca rivedermi tutta la live. lo vedi? avete un nuovo lavoro, una carriera. Io è dato quando stiamo di fianco, non possiamo stare davanti.
Giusto, Dado? Se siamo di fianco non possiamo stare davanti. Allora, raga, bene, nel frattempo che arriva Pocio, comunque sia, complimenti a tutti e due, veramente bella gara. Bravo Mauro. Aspetta che David mi sta chiamando, vediamo cosa dice. Un attimino, ragazzi, arrivo subito. Luca, ma tu che hai fatto tutta la gara con le non hai fatto pitta? 17 giri morbidi all'ultimo giro, ho messo la Ah, cura. ok. Sono scollegato, non so come cazzo da agganciarmi in parte. No, cazzo, non ho queste merde. Aspetta che. Aspetta che sto guardando il settore un po', ma stasera. Ma tutti ci sono, ma non è possibile. Guarda che ogni tanto ti si sente là. I soliti problemi tecnici, ragazzuoli. Ma è del mestiere questo? Ma li fate entrare tutti, li fate entrare. Cioè, dico io, ma li fate entrare proprio tutti? Ecco, Tutti. Meno male ti si che sente? ha crashato il primo giro delle qualifiche, perché Sì. se crashava l'ultimo della gara. Mi senti? Mi senti? Sì, Sì, ci sei, ok, io. metto giù il telefono. Cioè, Ok. ci sei e ci fai, però ci sei. Cioè, Ci dai, su. esatto. Ma che cavolo, 2 milioni di euro di cuffie, ma va via, come si suol Ok, le dire. mie belle col filo, non Infatti adesso ho patiscono messo quelle mai. col filo, guarda. Porco cane, che roba, ragazzi. Allora, ragazzi, probabilmente Manieri non entra, che vedo che è uscito. Non so Mi se vuoi mandare spiace. un messaggino a Mario, se vuoi, se no altrimenti iniziamo così, facciamo i complimenti a Manieri per la gara. Ma allora aspetta che gli mando un messaggino veloce veloce. Allora, Vediamo solo se riesce a intanto farlo entrare. lui, quando arriva poi gli chiediamo qualcosa, intanto io inizierei da il nostro caporedattore Mauro. Mario, puoi fare entrare Manieri che gli facciamo un'intervista in party che l'abbiamo invitato? Ok, gli ho mandato il messaggino, vediamo se adesso lo Ok. riesce a far entrare. E adesso, Mauro, so cavoli tuoi. Probabilmente troverò la posizione delle cuffie, ma non ne sono così sicuro. Io è stata una bella gara, mi sono divertito, sono riuscito a non fare errori, ho preso solo una penalità che sinceramente ho salvato il replay, me la devo andare a rivedere perché non ho capito per cosa l'ho presa, perché non mi Ok. sembrava di essere uscito. Comunque, a parte una penalità da mezzo secondo, sono contento della gara che ho fatto. Forse ho fatto i primi 5 giri di duro e poi ho pittato, forse un giro o due prima. Forse potevo giocarmi la seconda posizione, visto che sono arrivato a 5-6 secondi, mi sembra, da secondo. Sta Quindi, festeggiando un però, attimo, insomma, sta va bene girando, così, sta sono contento così perché sono partito nono, quindi arrivato terzo, sono girando, contentissimo. no, concordo che probabilmente forse con un paio di giri in meno riuscivi a ridurre il gap e provarti la seconda posizione. Ma fammi chiedere una cosa, ma toglimi sto dubbio, anzi tutti e due toglieri sto dubbio, sia Luca che Mauro. Ma la pista era un po' scivolosa rispetto a quando facevamo le prove noi del team insieme? Che noi avevamo questa No, no, sensazione. no, 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 no. Ok, no, perché vedevo alcuni dei nostri, tipo Tarmageddon, che scivolava tantissimo, avevo questo No, no, no. dubbio, avevo. Cioè, io non ho No, notato. assolutamente. Non ho guardato i tempi che ho fatto, sinceramente, perché ero concentrato sulla gara, non volevo distrarmi col cronometro. Quindi, se ero un po' più scivoloso, magari rispetto al ritmo che avevo nelle prove, magari adesso riguarderò il replay e guarderò i tempi che ho Certo. fatto. Però non ho notato grosse differenze, ecco. Assolutamente. Comunque sia bella, bella, bella gara. Grande, grande Mauro. E poi mi raccomando l'articolo di giornale, redattore. Certo, Devi certo. nominare i grandi telecronisti, eh? Certamente, sicuramente. E vabbè, dai, passiamo a Luca. Luca, codice fiscale Luca, mo ti chiamo perché BO2, BO2, AL2, beh. No, vabbè, comunque. Fermiamoci qua. Sì, perché poi non me lo ricordo, Luca. Dai, ti chiedo semplicemente la gara che ti è sembrata, le sensazioni della macchina, del binomio macchina-pista e niente, come l'hai vissuta sta gara, diciamo.
Beh, allora la pista mi piace, la macchina pure, il fatto che non ho fatto errori spiega tutto, ecco. Ho cercato di tenere, di conservare le gomme, perché comunque le dure erano molto molto più lente delle morbide, anche se usurate, però ho cercato di conservarle, perché con le gomme morbide usurate è facile sbagliare su questa pista, è un attimo incappare in penalità, e quindi ho cercato di fare il mio ritmo. Fortunatamente gli avversari non mi hanno dato molta pressione, e quindi sono riuscito a tenere il ritmo piuttosto costante per tutta la gara, ecco. Sì. È andata benissimo, direi. Infatti questa pista ha 2-3 curve che sono molto insidiose, che ti tirano all'esterno, quindi con la gomma usurata si rischia di prendere penalità. Ma ti voglio chiedere, trovavi difficoltà? Perché purtroppo, innanzitutto salutiamo Jacopo degli amici di Racing Team, che purtroppo è crashato. Era imprendibile lui. Infatti lo provo a chiedere questo. Vedevo che giustamente andava forte lui, diciamo, trovavi sì, era inutile, inutile provare a seguirlo, perché aveva un passo nettamente superiore, di secondo, forse anche un secondo e mezzo al giro, quindi abbiamo visto, speravo nell'errore. Ha fatto dei tempi sull'1,29 alcuni giri, quindi diciamo sì, sì, molto 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 veloce, comunque col pieno di carburante, sì. Poi non so con le gomme come avrebbe gestito più avanti, non lo sappiamo, quindi dispiace che abbia crashato, perché è un peccato uscire così. Beh, io direi, visto che noi siamo un team sportivo, di dedicargli anche una mezza vittoria a lui, che dici? Beh, avrebbe vinto a mani basse. Poteva fare anche due pit, ecco, sì, 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 a mani basse vinceva. Diciamo che non sarà un buon premio di consolazione, però diciamo che abbiamo visto che è un bravo pilota, e sì, noi, sì, decisamente, dal team corretto che siamo, lo ammettiamo senza peli sulla lingua, perché certo, tanto di cappello. Assolutamente. Dado, ci sei? Vuoi aggiungere qualcosina? Io penso che Dado stia cercando di reperire Mainiero. Si è aggrovigliato con le cuffie. 118, mandate i soccorsi. No, mi sono ingrovigliato col muto. Ho schiacciato il muto per sbaglio. Stasera ne ho combinata una più di Bertoldo, dico la verità. No, ho scritto a Mario, il capoteam degli ART, mi ha detto che l'avrebbe fatto entrare in party, ma non lo vedo ancora. Aspettate che provo a invitarlo. Un pochettino aspettiamo, anche perché vedo che il nostro capotin Mardon scrive sulla chat della live. Probabilmente quando ho fatto la domanda a te, Mauro, che chiedevo la pista com'era, tutte e due ve l'ho chiesto. Scivolosa. Infatti lui ci scrive, sì, parecchio, era più scivolosa. Quindi probabilmente, secondo me, non becca tutti i piloti, ma a qualcuno sì. Lì credo che sia un problema di connessione, probabilmente, però. Sì, perché l'ho notato spesso che in alcune gare, anche a me è capitato di avere una macchina diversa da come la proviamo noi in team quando facciamo gli allenamenti. Scusa, com'è che si chiamava, mai detto, Pocio? Pocio. P-O-C-H-O. Pocio o Poco, mo non vorrei che si incazzasse per sta cosa, però. Non lo trovo. Guarda, se vuoi riprovo io ad invitarlo un attimo. Sì, dai, provo ad invitarlo ancora. Lascio nelle mani tue i nostri due piloti. Assolutamente sì. Non me li tratta male. No, non ti preoccupare. No, beh, ragazzi, tanto sapete come la penso, siamo dello stesso team, avete fatto comunque un'ottima gara. Mauro, ti ho visto partire indietro o in gara, però ho visto un buon recupero. Ah, beh, perché ho cambiato subito, sono partito con le dure, poi ho messo le morbide, sapevo che sarei finito parecchio indietro, poi ho fatto un po' fatica a prendere il ritmo, diciamo, con le morbide. Con le morbide, ero su di te, infatti ho visto qualche bella scodatina. Sì, ma non ho nemmeno voluto, diciamo, forzare più di tanto, proprio perché non volevo fare errori e rischiare, quindi comunque sono contento della gara che ho fatto. Adesso mi andrò a rivedere il tempo gara totale.
attuale rispetto alle prove che abbiamo fatto nei giorni scorsi, così per curiosità, ah, per vedere. Allora, avete fatto un'ottima gara entrambi, avete fatto un'ottima gara tutti, ok? Qualcuno... sinceramente abbiamo visto volare tante penalità in entrambi i team, onestamente. Tagli corsie qua si sprecavano, quindi le penalità sono volate effettivamente. Però gara molto pulita, bravi soprattutto per questo, sapete che noi proprio non ho visto scorrettezze anche i primi giri. Assolutamente no, ragazzi, proprio nulla. Quando eravamo un po' tutti diciamo in bagarre, tutti uniti, non ho visto, insomma, penso che siamo comprati tutti io, bene. Sì, io credo che nella partenza e questa pista, vi ricordate, l'abbiamo già provata diverse volte, era un disastro la prima curva, invece devo essere sincero, sia per quanto riguarda noi che per quanto riguarda gli amici Racing Team, tutti nella massima correttezza in pista, perché si è proprio visto. Se mi posso permettere di interromperti, volevo fare anche un complimento. No, non puoi. Mamma. No, vabbè, comunque sia, giustamente chi vince la gara sempre si fa sempre tanti complimenti. Io volevo fare anche a tutto il resto del team, sia il nostro che loro. Assolutamente. Mi dispiace anche, io parlo del mio team che giustamente li conosco meglio, mi dispiace sia per Murdoch, per il nostro presidente, che se la stava giocando bene, poi due o tre errori purtroppo l'hanno portato a fare una rimonta quasi impossibile, e soprattutto a Tarmageddon, che purtroppo alla partenza si è girato. Ma ho visto, alla partenza mi è passato uno davanti alla velocità della luce, sì, ed è stato molto strano. Era Tarma? Era Tarma, sì, montava le dure, sì. Probabilmente con CCS a zero un colpo di troppo d'acceleratore può causare anche questa cosa qua, onestamente. Quello mi è dispiaciuto particolarmente perché si è allenato molto Diego, ci teneva molto a questa gara, però purtroppo la sfortuna vuole che alla partenza si è girato. Comunque sia, complimenti. Ho visto una falsa partenza, mi sembra, forse... Io ero nono, forse il quinto o il sesto, ho visto una falsa partenza, ma non so chi fosse, non mi ricordo. Non l'ho visto neanche io, ce la siamo persa probabilmente, eravamo concentrati un pochettino sulla testa. Lo rivedremo, lo analizziamo, ma tanto. No, ma nulla. Giusto per dire. sì. Dire che sono stato un po' disturbato in partenza perché ho visto questa falsa partenza, quindi la macchina è diventata trasparente, e poi ho visto il Tarma che mi è sfrecciato davanti. Si è proprio impiantato nel muro di sinistra, gli ha lasciato il muso praticamente, esatto, perché era partito a razzo. complimenti pure a Standpoint, perché questa è la sua prima gara ufficiale, quindi non dimentichiamoci di Stand, che giustamente dovrà abituarsi anche ai ritmi di gara, ma ognuno tempo al tempo. Complimenti a Dimitri Revenant, che anche lui ci teneva molto a questa gara, e complimenti a tutti, ragazzi, io so così. Faccio complimenti. Aspetta un attimo, mi sta scrivendo. Complimenti anche a voi. Mi sta scrivendo Mario, vediamo un grazie pochettino. Caro. E fate, ricordiamo, bisogna girare. Luca, ci sei mancato, Luca, porca miseria. Andato al mare una settimana. Dai, che mo si ricomincia a tutto ritmo da settembre in poi. Un bel po' di impegni ci abbiamo, dai. Ma ascolta, allora, mi sta scrivendo Mario dicendomi che non aveva capito e ha spento. Va bene, dai, non è un problema, dai. Faremo la prossima. Facciamo gli complimenti. Esatto, gli farei, se sta guardando magari la live, gli farei comunque i complimenti perché ha fatto anche una bella gara senza errori. E... Manieri, complimenti ancora. La prossima volta, se dovessi arrivare nel podio, saremmo contenti che venissi con noi per fare due chiacchiere, per l'intervista. E direi a questo punto, per questa sera, di concludere così. Sì, ricordiamo semplicemente che la seconda gara di campionato che si svolgerà a Catalunya sarà martedì prossimo 24 settembre, solita ora 21:45, per poi anticiparvi questo venerdì la seconda gara di campionato benefico,
collaborazione con Sara Angela Boffi, Deutsche Bank, aiuto Arxim, domiciliare, Arxim, poi abbiamo, l'ESALP, non me le ricordo, ce DeSalv, ce n'è n'abbiamo tanti. Non l'ESALP, volete a male, ma è anche l'orario System che Cars, System Cars. Cars, gli R, Quindi insomma abbiamo un seguiteci. po' di, abbiamo un po' di belle scuderie in pista, quindi Assolutamente. rinnoviamo questi appuntamenti C'è e anche siamo il sempre. Gliese, c'è il Gliese anche, non ci dimentichiamoci di Floriano Secondi, quindi abbiamo, li abbiamo, dai. Esatto, quindi rinnoviamo questi appuntamenti, siamo sempre felici di presentarvi questi nostri eventi e di stare con voi in queste serate. E rinnovando i complimenti a Luca Bonetti, primo arrivato, a Manieri, secondo arrivato e a Mauro, terzo arrivato, io vi auguro una buonanotte. Che Buonanotte dici? Buonanotte a tutti, sì, grazie. Buonanotte a tutti. finiamola qui. Buonanotte a tutti. Ciao belli, Ciao, ciao ciao, buonanotte. ciao. Ciao, 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 ciao.